tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e oggi ragazzi siamo qua su Clash Royale perché ci abbiamo da aprire ben due baulozzi interessanti ragazzi. Il primo lo state vedendo là in alto a sinistra nelle missioni, Stadan, baule magico ragazzi, baule magico, speriamo di trovare una bella leggendaria dentro. E poi baule del clan 10 su 10 completato ben ieri sera con meno di 20 ore passate dall'inizio del baule alla fine del baule. Prima però ragazzi di andare ad aprire i due bauli andiamo a farci una bella partitella, speriamo di prenderci un po' di trofei per salire di nuovo in Lega 2. Siamo contro Totally New del clan Yoho e vediamo di riuscire a essere subito insidiosi. Vediamo che cosa gioca lui, gioca una capanna dei goblin, direi di andare tranquillamente a danneggiare prima i goblin con il mortaio. E a questo punto lui gioca un drago sopra, benissimo, andrei con un'orda velocissima di sgherri per fermare il suo drago, benissimo, orda di sgherri che ferma il drago al 7 e mortaio che continua a colpire la capanna dei goblin, capanna dei goblin che viene anche come si dice colpita dalle mie truppe aeree, benissimo, così abbastanza inviolate entrambe le torri. In questo momento va a colpire e parte con un miner incredibile, attenzione, questo gioca il miner control. Va bene così, va bene così. Andiamo a fermare il miner. E mentre scoppia la capanna, ho Grider davanti, Tris di Goblin dietro che va ad inseguire. Drago purtroppo mi va a tirare giù gli Spear Goblin e rientra cattivissimo. Andiamo a deviare il drago con un mortaio, non ci interessa, non ci interessa, ci deve pensare la torre a fermare, mortaio che comunque va sugli arcieri e si rivela molto efficace per fermarli. No, in realtà ne tira una sola e poi ci pensa la torre, vediamo di riprepararci. Lui riaprirà quasi sicuramente con una capanna dei goblin, vediamo appena la gioca, dove la gioca soprattutto. Intanto si lascia andare il microfono, sappiamo bene il motivo, eccoti qua, torna qua. Allora, abbiamo giocato un golem del ghiaccio, andiamo leggeri con i pipistrelli, con calma, vediamo un pochettino che cosa succede, vediamo un pochettino che cosa succede. Lui continua a non giocare, non capisco, non capisco, credo si sia arreso, credo si sia arreso ragazzi, molto molto bene, molto molto bene. Allora andiamo a portarci a casa questa partita per abbandono dell'avversario, molto good così, speriamo che i trofei siano sufficienti per riprendere la Lega 2. Vediamo un pochettino di chiudere la partita con tre corone, tutte le truppe che di cattiveria vanno giù a fermare e a distruggere la sua torre del re. Bene così, bene così. 31 trofei forse non bastano, forse 4.298, fa niente, fa niente. Andiamo ad aprirci il baule magichetto prima. Andiamo a vedere cosa c'è in questo bauletto, ragazzi. Attenzione, autoskip, 1.320 di gold, interessantissimi, 60.000 di gold raggiunti. Proseguiamo con un estrattore di elisir, va bene, va bene, va bene, avanti ancora, 14. Luri di cavernicoli scelti, questi non li uso, non li uso per niente, ragazzi. 6 moschettieri, questi l'ho usato tantissimo, ma non lo uso più. Ancora 4 skip, speriamo in un'orda o nei golem del ghiaccio. Arrivano 7 scaricuccioli, che non mi dispiace averli trovati perché vorrei portarli nei livelli alti per provarli poi nel deck. Avanti ancora, ma basta, continua a darmi le cure, 12 cure per me. Credo che non c'è la leggendaria, dovrebbero esserci dentro le carte comuni, andiamo a vedere ed infatti sono 88 scheletrini, che peccato, speriamo almeno nei boia come carta epica, vediamo un po', arrivano ovviamente 4 pecca, va bene, baule magico non è stato un granché, poi c'è un bauletto d'oro che si va a sbloccare, facciamoci l'ultima partita, apriamo poi il baule del clan 10 su 10, ve lo ricordo intanto ragazzi, se vi sta piacendo il video non vi costa niente, lasciate un bel pollicione in su, mi raccomando non dimenticatevi di farlo e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Speriamo che questo non abbia il tronco, speriamo che questo non abbia il tronco ai pipistrelli e vengono zappati. Ok, lui ha sprecato la zap, molto bene, lui ha sprecato la zap, noi possiamo sfruttare alla grande la nostra orda, alla grande la nostra orda. Andiamo a fermare di qua, andiamo a fermare di qua, pulita la cosa. No, andiamo invece con il
Mortaio, andiamo col mortaio, vediamo se riusciamo. Sì, locca la torre il mortaio. Peccato per il mago elettrico. Peccato per il mago elettrico, ma mortaio dovrebbe farcela comunque a tirare un altro colpo. Molto bene, molto bene. E varrebbe la pena a questo punto di andare con le frecce. Bene così, via la gang. Lasciamo che la torre se la veda con il mago elettrico. 2329, comunque 5 e 32. In realtà gli farei sprecare ancora la zap. Gli farei sprecare ancora la zap con golem gang di goblin. Oh, peccone per lui, ti prego spreca la zap, ti prego spreca la zap, bravo, grande che va a zappare, grande che va a zappare. Noi abbiamo sia i pipistrelli che la l'orda di sgherri per andare a fermare, lui non ha più la zap, non so, va bene, ai pipistrelli la cosa non mi dà più di tanto problemi. Andrei a deviare nuovamente il golem, bene così, con il miner ripartirei con il mortaio, bene che esplode il mio golem del ghiaccio, mortaio si gira, ferma il miner, la torre elimina l'ultimo pipistrello e poi con un colpo di pietra andiamo a tirare giù la torre di sinistra, molto bene, molto bene. 1 minuto e 20 ancora da giocare, lui non sa che io ho l'orda di sgherri che deve essere assolutamente giocata sul suo peccone. A questo punto però spingiamo dall'altra parte nuovamente con O'Grider Gang di Goblin, vediamo se lui ci casca. Si arrende anche questo, si arrende anche questo, ragazzi. Allora entriamo, e allora entriamo con l'orda di sgherri. Gli faccio paura io agli avversari, gli faccio paura, siamo dentro con tutti e ci mangiamo in pochi secondi anche la torre centrale della re, guadagnando quindi le tre corone. Speriamo che qua sia la volta buona, speriamo che sia la volta buona e che riusciamo a trovare delle belle carte nel baule del clan. Andiamo ad aprirlo adesso, ragazzi, 10 su 10, 1620 di gold, molto bene, 7 mandate per noi. Vediamo un pochettino, arrivano 11 cannoni, questi non li uso, non li uso, porca miseria. 2 capanne dei barbari, anche queste assolutamente inutili nel mio deck. Vediamo un po', arrivano 4 rocket, che grande sfortuna. Va bene che ci sono 70 e passa carte in Clash Royale, ma almeno una di quelle che uso potrebbe anche darmela. Vediamo, arrivano 48 barili d'ossa, ma porca di quella porca, niente da fare, niente da fare. 21 goblin cerbottanieri, che in realtà sono abbastanza interessanti ma non nel mio deck. Arrivano, ma dai, ma dai, niente leggendaria, nessuna carta di quelle che uso nel deck, veramente una sfortuna incredibile. Andiamo con le epiche, che sono ovviamente 3 golem che non uso. Beh ragazzi, la sfortuna purtroppo è stata dalla mia parte in questo chest opening, non lo è stata per quanto riguarda invece le partite. Io vi ringrazio tantissimo ragazzi per essere rimasti qua a divertirvi con questo video, vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su e di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Noi ci vediamo presto, ciao!